Giampaolo Botta, direttore di Spediporto. Direttore, negli ultimi giorni lei ha lanciato, diciamo così, ha fatto un annuncio, ha detto che è un po' preoccupato perché nell'ambiente portuale genovese, ma penso anche in altri scali marittimi, il personale è un po' carente, soprattutto per quanto riguarda lo sdoganamento merci, tecnico, sanitario, è un problema. Noi siamo convinti che i servizi in ogni porto siano fondamentali. Nell'ambito di quella che è l'esperienza genovese, noi denunciamo da tempo preoccupanti carenze negli organici della sanità marittima, del veterinario, dell'agenzia delle dogane, cioè di tutti quegli istituti di presidio che sono fondamentali a rendere un porto competitivo. La certezza dei tempi di sdoganamento, la certezza dei tempi di analisi, dei controlli sono elementi oggi ampiamente sottovalutati rispetto ad un potere altissimo che hanno di convincere la merce a sbarcare in un porto piuttosto che in un altro. Quindi la sfida nostra, o meglio lo stimolo che cerchiamo di dare al contesto amministrativo, è quello di comprendere la fondamentale importanza della qualità dei servizi nei porti e quindi investire anche in risorse umane. Senta, direttore, negli anni 70-80, parlo per me, c'erano nei porti italiani 30-40 compagnie di navigazione. Oggi ci sono tre consorzi, ma facciamo dai 6 a 10 grandi armatori. Questo cosa può portare nel futuro? Ma la concentrazione nelle mani di pochi, di un grande potere contrattuale, sicuramente nulla di positivo, perché questo consente loro di poter dettare le regole non soltanto del mercato dei noli marittimi, ma di sugli investimenti infrastrutturali. Abbiamo sentito oggi nella relazione del Presidente Pitto alcuni importanti passaggi legati ai costi che paesi e stati devono assorbire per poter offrire servizi portuali in grado di servire queste grandi portacontenitori e quindi le alleanze che gli stanno dietro. Qua c'è un'economia che si sta sviluppando in parallelo e che potrebbe essere viziata da un difetto di forma e di contenuto legato all'imponenza e l'importanza di queste alleanze. Ultima domanda, direttore. Brexit, avete può creare qualche problema? Problemi penso che principalmente saranno per chi l'ha votata e ha deciso di fare questa scelta. Per quanto riguarda i paesi che fino ad oggi hanno avuto a che fare con l'Inghilterra, è evidente che ci saranno delle restrizioni, delle difficoltà, ma siamo abituati come operatori, come spedizioni internazionali, a gestire tranquillamente spedizioni in ogni parte del mondo, anche laddove è difficile, laddove la burocrazia e i controlli sono estremamente severi. Quindi penso che agli spedizionieri la Brexit non sia un elemento di preoccupazione, lo è purtroppo per l'industria italiana e lo è soprattutto per gli inglesi. Senta, un'ultimissima domanda, il futuro degli spedizionieri? Il futuro degli spedizionieri è fatto, come abbiamo detto nella relazione, di un aggiornamento tecnologico, della capacità di integrarsi in maniera profonda con le imprese, con gli shipper, per offrire servizi ad alto valore aggiunto che non si limitino al trasporto, ma che guardino alla personalizzazione delle merci, che guardino alla personalizzazione del servizio, al just in time e a tutto quello che il mondo digitale, dell'economia e dell'e-commerce richiedono.